Shabbat 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 Shalom Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat Shalom a tutti, benvenuti alla Parashah settimanale, il commento appunto da alcuni versetti della Parashah di questa settimana insieme ai nostri fratelli ebrei. Oggi leggiamo appunto la Parashah Vayetzeh da Genesi 28 al capitolo 32. Iniziamo con la prima parte, commentiamo solo la prima parte, quella della famosa scala di Giacobbe. Vayetzeh è appunto il verbo uscire. Inizia con appunto il versetto 10 del capitolo 28 di Genesi. E uscì Giacobbe da Beersheba ed andò a Caran. Nella Parashah si narra dalla fuga di Giacobbe verso la Mesopotamia, da Labano, fratello di Rebecca, dopo essersi impossessato della primogenitura e della benedizione di suo padre Isacco. Giacobbe lascia la città natia di Beersheba e si avvia verso Caran. I commentatori ci mostrano che, a differenza di Isacco, che non ha mai abbandonato la terra di Israele, Giacobbe è il primo ebreo a abbandonare la terra. Uscirà infatti Giacobbe dalla terra di Israele, potremmo dire Beersheba nella terra di Israele, e andrà a Caran, che si trova in Babilonia. Per strada si imbatte in un posto, in un luogo, si addormenta lì e sogna una scala. Secondo l'opinione di Rashi, gli angeli che si vedono in questa scala salire e scendere sono quelli che lo accompagneranno da suo zio Labano per tutto il tempo che resterà lì, mentre quelli incontrati al ritorno sono quelli che lo riporteranno in Eretz Israel. Oppure potremmo interpretare gli angeli che portano la tefilà, cioè la preghiera di lode Giacobbe fa verso il trono di Dio nel cielo, per poi ridiscendere con le grazie e le benedizioni che accompagneranno Giacobbe. Quindi questo imbattersi in questo luogo e pernottare lì, come dice il testo, poiché era tramontato il sole, e secondo i commentatori questo luogo è Makom in ebraico, è uno dei nomi di Dio, ma rappresenta un po' il santuario, il Bet HaMikdash. Il messaggio è quindi vedere in questo luogo il luogo santo, il luogo in cui si prega. Il testo vuol dirci che Giacobbe si imbatte nel luogo fermandosi a pregare. Secondo l'interpretazione esegetica, Giacobbe istituisce qui la preghiera della sera, la tefilà arvit, quella preghiera che ogni ebraico doveva recitare prima di addormentarsi, dopo che suo padre Isacco ha istituito quella del pomeriggio e suo nonno Abramo quello del mattino. Makom in ebraico è proprio questo unire il mondo superiore, mi iniziale è appunto il mondo di Dio, e il ma il mondo inferiore, e la kof esprime proprio questo collegamento con Dio. Abbiamo detto la kof è il cordone ombelicale che ci unisce appunto al mondo divino. Il testo in ebraico di imbattersi in questo luogo è vaifga, si imbatté, che può significare anche pregò, essere usata come sinonimo di preghiera. La preghiera di Giacobbe è completamente diversa, non aveva l'intenzione di fermarsi a pregare, poiché i suoi pensieri erano altrove, al fratello che minacciava di ucciderlo, al truffatore Labano da cui si stava recando. In questa sua mente turbata irruppe la visione di Dio e degli angeli. Potremmo dire fu un incontro prodotto dal Signore, senza nessuna iniziativa da parte di Giacobbe. Giacobbe in fuga si sente sull'orlo dell'abisso e si ritrova nelle braccia di Dio che lo stavano aspettando in questo incontro. Rashi identifica questo luogo con il Monte Moira, quello che poi sarà appunto il Sinai, dove avviene la legatura di Isacco. Makom, dicono alcuni maestri ebrei, è il luogo, poi il Makom sa esprimere che Dio è in ogni luogo, è il luogo del mondo, ma il mondo non è il suo luogo. Il Midrash nota che la parola scala sulam nel sogno di Giacobbe è scritta in maniera difettiva, senza la lettera Vav. E queste tre lettere di Sulam hanno valore numerico 130, esattamente come la parola Sinai, il monte Sinai, di cui i maestri propongono che il sogno di Giacobbe è un'anticipazione del dono della Torah sul monte Sinai.
gli angeli che salgono e che scendono sono Mosè e Aronne, appunto, che salgono verso il monte, e Giacobbe il popolo di Israele, mentre sulla cima rimane il santo benedetto egli sia. Il santuario ha il suo centro nella pietra, formatasi dall'unione delle pietre che Giacobbe aveva posto sotto, ecco, la sua testa. Così il santuario è il luogo nel quale tutta la materia rappresentata da questa pietra viene sacralizzata per servire il Signore. Ma la scala è anche un chiaro messaggio di connessione tra il cielo e la terra, tra Dio e gli uomini, una metafora per la vita del credente che rappresenta sia gli alti che bassi della vita, tra il virtù e il peccato, una continua volontà di elevarsi spiritualmente per mezzo appunto della conoscenza. Mentre il corpo di Giacobbe giaceva a terra e il suo volto era rivolto verso il cielo, rispecchiando così il modo in cui l'umanità è stata creata, d'immagine di Dio, e benedetto dal dono dell'immaginazione, Adamè, immaginare, da cui il termine Adam, appunto, che è uomo, e quindi dalla capacità di visione profetica. Al risveglio, Giacobbe chiamerà quel luogo Betel, che significa casa di Dio, perché in quel giorno, in quel luogo e grazie a quel sogno, la sua vita cambierà per sempre. Il tema della scala di Giacobbe viene appunto affrontato moltissimo dal punto di vista cristiano dai padri della Chiesa. E c'è sempre questa elevazione della condizione umana come perno e che grazie all'aiuto del ruolo di Cristo si riesce a colmare questo perno tra il cielo e la terra, questa linea di mezzo tra il cielo e la terra. Nel IV secolo d.C. Gregorio di Nazianzo parla appunto della scala di Giacobbe come dei gradini verso l'eccellenza, verso Dio, come in un percorso ascetico in tappe che ci porta alla santità. La scala di Giacobbe è stata impiegata anche dai musulmani come un messaggio di Dio per gli uomini, indicare la corretta strada da seguire, cioè il diritto sentiero, perché in effetti la via della religione non è altro che la via della creazione stessa, ripercorsa dalla sua fine fino al suo inizio. Anche gli stessi mistici ebrei parlano di, appunto, nello Zohar, di linea di mezzo, quella linea di equilibrio fra il mondo superiore, il mondo spirituale e il mondo materiale. Quindi dal punto di vista cristiano potremmo dire che questa scala di Giacobbe rappresenta, la scala rappresenta proprio Cristo, il figlio dell'uomo in cui scendono e salgono gli angeli che noi vediamo nel Vangelo di Giovanni. Cristo sarà dunque il principio della creazione nuova, colui che unirà perfettamente la natura umana e la natura divina senza confusione, anzi sarà colui che disteso sulla terra, come appunto nell'incarnazione nella grotta di Betlemme, steso in un mangiatoio, come steso sulla croce, ha portato la nostra umanità fino al cielo, per poter ridiscendere poi nello Spirito Santo su ogni carne, su ogni uomo, quindi riportare ogni uomo all'essere appunto figlio di Dio, in lui figlio di Dio. Bene, alla prossima, shalom a tutti. E Shabbat Shalom.